giorni qui, vero? Padre Nando è un pazzo per la Madonna della Neve. Fategli un applauso. Santissima della neve, che in questa drammaturgia immagine, venuta a noi sulle onde del mare, sapete portare dalla niente la bellezza del nostro volto, la dolcezza del vostro sguardo, il sorriso del vostro divino viso, i tesori della vostra mistica neve, venga io di nostri ostelli ed ore sempre pregare per noi. Madonna della neve, benedici questo popolo attraverso quest'icona che loro hanno voluto offrire a te in tuo onore. Madonna della neve, pensaci tu. Il nostro cuore ci rimane sempre, anche se se ne va. Abbiamo un poco il cuore un poco scuro. Soprattutto per il fatto che dopo 2 anni con il Covid finalmente riusciamo anche a vivere questi momenti di fede molto belli legati alla tradizione di questa città. Il parroco con tutti i fedeli sono contentissimi di avere la presenza della Madonna nell'occasione del bicentenario del miracolo. E con tanta gioia la accogliamo perché possa benedire la nostra comunità, possa benedire i nostri figli e in modo particolare i giovani. Padre Selli accoglie la Madonna con il suo popolo e ci mettiamo sul suo territorio. Benvenuti. Grazie. E la Madonna vi dà il benvenuto e vi accoglie. Viva Maria! Viva Maria! Madonna della neve, prega per noi. Una signora cieca, facciamo una preghiera insieme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Una soddisfazione bellissima perché ti dà un senso di essere utile a qualche cosa che, per la quale tutti attorno stanno a seguire la Madonna. E quindi è una cosa bella, infatti io potevo non esserci, però ho voluto esserci per questo fatto. Madonna, 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 Madon
Madonna della Neve. Un'emozione, però quell'emozione con la fede, non un'emozione e basta e passa. Un'emozione forte che riempie il cuore di gioia e lo portiamo dovunque andiamo. I figli suoi che si è venuto a trovare a lei qua, ma la Madonna è sempre il nostro cuore. Io sono di vecchia generazione e l'ho sempre amata come mamma, come Madonna e come Maria. Nei momenti di difficoltà sei sempre lei, che non ci abbandona, in bocca a Maria, e sei sicuro che ti esaudirà. Evviva Maria! Evviva Maria! Buonanotte, buonanotte Maria.